Amiche e amici di Endio Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3 con la Sardegna. Nello scorso episodio, finalmente, dopo tantissime vicissitudini, Bonifacio è stata conquistata e la Sardegna adesso ha un pezzo di Corsica che vuole amministrare. Noi sappiamo che la grande ambizione dell'Arconessa Valeria, che è una donna molto diligente e paziente, è quella di arrivare al regno di Sardegna. Perché questo, ovviamente, che cosa le farebbe fare? Guadagnare un sacco di soldi e esercitare la sua grande passione, che è quella di amministrare regni e farli crescere, farli diventare sempre più ricchi. Certo che per arrivare al regno serve conquistare almeno Jaccio Bastia. Tanto Maria è diventata adulta e Maria è come la madre, fortune builder, costruttrice di fortune, ed è sposata con l'Alberto di Spoleto. Quindi, ragazzi, i rapporti tra Spoleto e la Sardegna si diventano sempre più forti. Anche se una cosa che abbiamo visto nella famiglia Guideschi, Ancona e Spoleto si sono staccate tra loro, vabbè, pazienza. Se adesso fanno dei figli, se non ricordo male, dovrebbe essere un matrimonio matrilineare. Se non ricordo male, vabbè, comunque poi lo vedremo. Abbiamo poco controllo a vecchio e adesso lo andiamo subito a migliorare questo controllo. Abbiamo un bel po' di soldi che possiamo sfruttare tra Napoli e la Gallura. Oppure li possiamo sfruttare ancora meglio, guardate. Tanto facciamo che non possiamo mettere qui a Bonifacio le armi d'assedio, benissimo. Quanto costano? 75, ammazza. Le picche costano troppo. E Beneitu vuole un posto al governo, ci sta. Beneito è il figlio di Luisa, che abbiamo fatto letteralmente marcire in prigione dopo che per ben 2 volte l'abbiamo combattuta sul nostro suolo, perché era un problema Luisa, troppo ambiziosa quella donna. Go for a ride, abbassiamo lo stress. Quest'uomo non è così pericoloso come la madre perché è temperato e umile, però è anche vendicativo. Potremmo, cioè, tanto cercando di migliorare tantissimo le relazioni con lui per evitare che metta in piedi dei casini. Ha 2 figli maschi, quindi il suo potere centralizzato andrà a dissolversi. E adesso abbiamo il Peasant Rabble, popolo sardo che se la prende con noi. Abbiamo anche 8 ducati al mese. Tratto avaro, le nostre riforme, tutto quanto. Adesso le cose vanno benone. Non so se posso potenziare il castello, Olbia, lo devo vedere. Allora, siamo capo della dinastia familiare, finalmente, grazie al cielo. Siamo. Stiamo ricercando le assemblee plenarie, e fra 5 anni dovremmo averle e dovremmo essere in grado di revocare i titoli a chi sta in prigione. E abbiamo questa tregua con Ajaccio fino al novembre 1951. Ok, andiamo a vedere. Non posso più costruire nulla qui. Ok. Signori, c'è un invito a Mosonippolis. Dove cavolo sta? Tu, David, dove si trova quest'uomo? Ah, in Grecia addirittura. Il cancelliere della Basilissa di Bisanzio. Ci invitano a questo grande matrimonio. Accettiamo? Perché no? Prendiamo degli esperti navigatori e delle guardie mercenarie. Qui però ci sono delle montagne da attraversare. E come Caravan Master prendiamo Elie, che è eccellente. E tra l'altro dobbiamo iniziare a migliorare le relazioni con lui. Quanto ci va a costare tutta sta cosa? 37 ducati. Vai. Ragazzi, si parte per un viaggio
per andare a partecipare a un grande matrimonio alla corte di Bisanzio. No, insomma, non male, vero? E nel frattempo chiediamo al nostro vescovo di fabbricare un claim su Ajaccio. Fickle content trusting. Stiamo su Fickle con il nostro figlio. Questo è il primo tratto. Purtroppo non è un tratto incredibilmente buono, però insomma c'è di peggio. Non gli voglio preparare il matrimonio, lo voglio fare magari quando è maggiorenne per vedere un po' che cose, cose buone e cosa no. Study martial. Possiamo fare degli studi marziali. Potremmo guadagnare i tratti marziali o essere feriti. No, grazie. Oppure perdere opinione, meglio. Ok, abbiamo perso un po' l'opinione del nostro maresciallo, ma pazienza. Barriere linguistiche. Non siamo fluenti in greco. Non mangiamo la roba che troviamo in giro. Tanto qui vado a costruire i porti a vecchio. Cioè, possiamo portarci a casa un uomo squamoso. I have no interest in either you or a fair fight. Vattene. Ok, siamo arrivati ragazzi al gran matrimonio. Che cosa vogliamo fare qua? Recreation, murder, seduzione, diplomazia. Stiamo su recreation, così abbassiamo tutto lo stress. Guardate quanta gente che è invitata. Cioè, al matrimonio c'è la basilissa Filippa, c'è il principe d'Armenia, il grande principe di Vallacchia, il patriarca, Re Vladimir di Bulgaria, Papa Marino. C'è il Papa. Anzi, ma questo è il matrimonio del secolo, signori. Intanto nostra figlia diventa adulta, si nispella, una mediocre diplomatica. Facciamo sposare con Ferran di Marsiglia, esatto. Che adesso, scusate se si interrompo il mega matrimonio, anche Marsiglia è stata inglobata da Leon, cioè Leon ha preso il controllo di quasi tutta la Francia. Va bene, no, va bene. Non so perché non fanno la Reconquista allora. Torniamo al mega matrimonio del secolo, per favore. E tutti che guadagnano prestigio. O come 150 ducati a David. E a noi niente, non c'è nessun evento per noi. Ok, la cerimonia è il climax. È il climax. E adesso si va a bagnare. Si sono sposati, i piccioncini. Oh, finalmente. Every wedding banquet is host to a frankly interminable number of speeches, some long, some short. Possiamo fare anche noi un discorso per augurare agli sposi qualcosa. Felicità, la festa, oppure qualcosa che ci abbassa lo stress e aumenta l'opinione. Guardate che io guardate, con questa scelta posso abbassare il mio livello di stress a un punto in cui la mia salute migliora, quindi uso la terza opzione. Ok, poi qui c'è una nuova conversazione. Una conversazione terrificante. Quest'uomo che continua a parlare. Possiamo uscirne gentilmente? Possiamo guadagnare il tratto approachable per 15 anni? Ok, perdere stress. Oppure guadagnare tantissima relazione con quest'uomo che però ci interessa poco. Ho la possibilità, ragazzi, il 46% di guadagnare un tratto diplomatico. Niente, 50 di relazione, ma abbiamo guadagnato il tratto, va bene.
Poi incontriamo Siddiq, il physician della casa Siddiq. Diventiamo amici. Lo posso portare a corte poi, se è amico. Proviamo a vedere. Yes, sir. Ragazzi, in questo matrimonio abbiamo trovato un court physician buono. I buddy, poi lo convertiamo subito. Tiè, diventa ortodosso e diventa il mio nuovo physician. Ok. E adesso possiamo parlare addirittura alla basilissa che parla con Mark di Vallacchia. I due non vanno d'accordo. Io sto con la basilissa, ragazzi. Potrebbe dire anche che la terra è quadrata e io sto con la basilissa. E adesso c'è la wedding night. Cioè vanno a consumare il matrimonio. Ancora congratulazioni. Siamo stati, guadagniamo ospiti del matrimonio del secolo, diplomazia più 2, lifestyle diplomatico più 5%. Ve l'ho detto che c'era da andare a Costantinopoli a questo matrimonio. Incredibile. Perfetto. E lo finiamo. E tra l'altro guadagniamo anche un sacco di prestigio. Meravigliosa sta cosa. Andiamo tra i cortigiani. E vediamo se a questo punto Hakim può diventare. No, non può diventare antiquario. Perché al momento abbiamo Aristanis come medico, che però non è un medico. Quindi mi dispiace. Vabbè, a parte che si dica è pure anche lui, come, cioè ha un tratto novizio in tutto qua. Ma vabbè, sapete cosa c'è? Io me lo sono portato a corte, ma mica lo devo per forza assumere. Beh, togliamo la pausa. Anche perché adesso c'è il viaggio di ritorno. Possiamo investigare un relitto di una nave. Incontriamo Luca Petrarca, un avventuriero onorabile, un cattolico italiano. Portiamo alla costa, guadagniamo soldi e fede. Dove siamo al momento? Non si capisce. Ok, incontriamo una nave di mercanti. Possiamo comprare un libro da loro che aumenta del 10% naval speed e monthly stewardship lifestyle più 10%. O possiamo provare a rubarlo. I soldi ce li ho, compriamolo questo libro. Che al momento non uso perché sto in diplomazia, però in futuro. Niente, dai, siamo riusciti a tornare a casa. E grazie. Aspetta, 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 aspetta. Non soltanto durante il nostro viaggio, non soltanto il vescovo ha trovato il modo di fare un claim su Ajaccio, ha trovato un modo di fare un claim direttamente su tutto l'arconato di Corsica. Il problema gigantesco è che poi ci indebitiamo di nuovo. Ma io mi indebito molto volentieri se poi ho il posso reclamare l'intera Corsica. E perché cavolo, è quello che ci serve per diventare re e regina. Ok. Opinion gain from gift. Andiamo subito sulla diplomazia. Perché questo è il percorso che vogliamo fare. Quest'uomo non lo possiamo vassalizzare, vero o no? E in ogni caso, la. Dove sta? Ok, no, la tregua è scaduta. Bene. Quindi in meno di un anno riusciremo a rientrare dai debiti e poi vediamo. Legacy, finalmente per la prima volta possiamo dare noi alla famiglia un tratto. Scuole di lingue, i nostri matrimoni, la legge, opinione popolare, costo delle feste e della caccia, reputazione, insomma, un po' non proprio bella, sangue blu, corte vibrante.
Grande famiglia. Bountiful Loins. È probabilmente tra tutte le caratteristiche che ha Valeria. Abbiamo la diplomazia, abbiamo l'amministrazione, abbiamo una donna che ha, insomma, sei bambini. E questa famiglia. Ah, possiamo fare anche generazione di belli. No. Ho Bounteous Loin, che poi ci porta su figli studiosi. O starei sulla legge. Però devo essere sincero. Mostly fair. Siamo giusti. No, vado su Kin. Qui la sto giocando di ruolo, non ha assolutamente. Cioè, avere fertilità più 10% e un più 5 di attrazione un pochino ci aiuterà a far sposare le future generazioni ed avere figli, ma prendere sangue sarebbe stato sicuramente meglio, però sangue è una di quelle meccaniche che ti rompe un po' il gioco. Allora, abbiamo la possibilità forse di imparare l'arabo. Proviamoci. Proviamoci, perché comunque è un evento gratuito, visto che abbiamo portato a casa Siddiq del matrimonio. Potrebbe insegnarci l'arabo. Chissà che magari non ci viene utile. Letteratura libertina. Guardie, distruggete questo libro. Erotic novel connoisseur. Flog them all. Cioè, ci staranno dei testi in arabo pornografici? Beh, è educativo, dice, in un certo senso, quindi continuiamo a leggerlo. Ah, nostro figlio è sadico. Però con un pochino di stress da parte nostra possiamo trasformare questo sadismo in ambizione, che gli aumenta di 6 i punti. E no, ragazzi, questa è bella. Adesso Mauro, il nostro erede, è indecifrabile ma ambizioso. E questo per un sovrano è importantissimo, anche perché se giochiamo di ruolo avere un sovrano ambizioso è tanta roba. Vediamo se riesco a dargli ancora una volta il tratto diligente come terzo, perché diligente e ambizioso quest'uomo può diventare importante. That's my boy. Perfetto. Perfetto, signori. Perfetto. Vediamo se posso fare work off. Let's go. Proviamo a vedere se riusciamo a guadagnare rapidamente del denaro. Possiamo chiedere a Costanza di Vecchio? Assolutamente sì. Perdiamo 40 di opinione. Ci interessa molto poco. Consiglio di salita il test. E guadagniamo 130. Guadagniamo 130, ragazzi, ducati. E così non abbiamo più il debito. E questo è il momento più opportuno per prendere il controllo dell'arconato di Corsica. Declare war a Bonifacio. Prendiamo tutto l'esercito e chiamiamo Lamberto di Spoleto e Dionisi di Bisanzio. Ok, ragazzi. Il grande piano di creare il regno di Sardegna è sempre più vicino. C'è l'ambizione di questa donna, che ripetiamo, non è una guerrafondaia, non è una che fa guerre a destra manca perché a sette di sangue, una che ha un piano molto chiaro in testa e per il quale serve questo titolo. Ed è una persona diligente e paziente, quanta pazienza è servita. Scusami, a Mauro sono caduti i dentini di latte, 12 anni. Non è che magari è un po' vecchio, vabbè, vediamo. Ok, arrivano gli alleati. L'esercito lo guida Saltaru, nostro steward, quello che è senza naso. E adesso andiamo subito a prendere la capitale.
Non so se questi mi sono sbarcati altrove. Perché hanno soltanto 67 uomini? Non l'ho capita questa. Strano, va bene. Ok, posso diventare amico di Radelchi. Chi è Radelchi? Di Benevento, sì. Benevento potrebbe essere un ottimo alleato. Dibattiti filosofici va benissimo. Three deer? Perfetto. Perfetto. Eccolo dove è l'esercito di Iaccio. Un po' lontano. 14 mesi, wow. Caderina è diventata scriba coscienziosa. Non è alleata con nessuno. Mi chiedo se possa avere un senso fare un'alleanza con Leon. Cioè, l'erede Alfonso è già sposato. Ok, chiaro. Velasco, per esempio, non è sposato. Caterina e Velasco si potrebbero sposare, non Caterina? Valeria? No, dei Marydown, non voglio. Vediamo se la Baviera è un pochino più tollerante con i matrimoni. Perché non si sposa questo? Non lo so, ragazzi. Mi servirà un po' di tempo per capire se riusciamo a fare ancora qualche matrimonio politico. Tanti miei alleati, guardate, sono sbarcati ad Olbia, hanno inseguito i corsi e li hanno annichiliti. Beh, certo, combattere con gli alleati è tutto un altro. È un bel vivere. Abbassiamo un po' le tasse e guadagniamo fiducia, dai, ci sta. Visto che abbiamo avuto l'evento opposto, ci sta, ci sta. Comunque tutti questi soldi arrivano perché in Gallura adesso facciamo 5 ducati al mese grazie ai nuovi porti e i campi migliorati. Poi magari cerchiamo di migliorare ancora la. E ho vinto. Volevo dire. Vabbè. Che forse non. Signori, disbando. Oh, fermi tutti. Fermi tutti. Questo è un momento importante. Questo è un momento importantissimo. Importantissimo. Perché è l'unico momento in cui abbiamo l'arconato di Sardegna e quello di Corsica. Alla morte di Valeria. Alla morte di Valeria. Mauro prende l'arconato di Sardegna. Idu prende quello di Corsica, è vecchio. Adesso abbiamo due maschi, quindi Idu sarà l'arconte di Corsica, a prescindere. Bisogna vedere se suo fratello sarà re. Se adesso dovesse morire Valeria, le due contese si spaccano, i due arconati. Sempre sotto la nostra famiglia, ma si spaccano. Facciamo sposare Mauro con una principessa bavarese. Non risulta in un'alleanza, pazienza. Però questa mi sembra un'ottima, sempre proposta, un'ottima idea. Così Hildegard di Bavaria scende in Corsica e sposa il futuro arconte di Corsica, quando lui avrà 28 anni. E qui purtroppo, ragazzi, c'è una ribellione, però sono 79 uomini. Va a finire che il loro leader lo mette in prigione e lo recluta. Come volevasi dimostrare. Andiamo a trovare. Guarda che spettacolo. Sta ribellione, ragazzi, è una botta di culo totale. Guardate che personaggio c'è entrato in carcere. Ha 22 anni.
Amico mio, ti recluto, ti converti, dai il gancio e adesso benvenuto a bordo. Bello, benvenuto a bordo. Inizio a migliorare le relazioni con lui e lo faccio sposare con una nostra figlia matrilineare. Perché uno con questi tratti, ragazzi, questo è un ordine molto stretto, è un cancelliere, un maresciallo perfetto questo. Al momento il nostro maresciallo è un 12, capito? Da Nelu, che non serve a niente. Saltaru, subito. Cioè, quest'uomo si è ribellato contro di noi, gli dimostreremo che il potere logora chi non ce l'ha. Ok. E intanto la fratellanza del Santo Sepolcro è stata stabilita a Nicomedia da Filippa. Vabbè, va bene. Guardate che meraviglia, ragazzi. Servono 500 ducati e possiamo fondare il regno di Sardegna. È una meraviglia. Ok. Filippa vuole Mauro, il nostro erede, come ostaggio per garantire la pace tra i nostri regni. Filippa guadagna prestigio e se declina cosa succede? Cazzo, però, ragazzi, è la basilissa, eh? Io adesso mando nostro figlio e non gli posso neanche dare una sposa adesso. Gli mando nostro figlio come ostaggio a Costantinopoli. Cavolo. Questo non è bello. Allora, con 50 punti di fede, io posso chiedere a un ordine sacro di prestarci 300 monete. Allora, l'ordine sacro inizierà a farci delle domande se non lo ripaghiamo e non potremo più chiedere denaro in prestito e per 15 anni non avremo più disposizione. Però questo significa, ragazzi, che se io prendo in prestito subito il denaro dall'ordine sacro che è stato fondato, la Fratellanza del Santo Sepolcro, io adesso posso fare... Da qualche parte dovrei avere un repay loan qui. Ma io non faccio repay loan adesso. Io vado in Sardegna, clicco su regno e, signore e signori, creo il titolo. Kingdom of Sardinia. Crea. E abbiamo appena fondato la corte Corso Sarda. Lasciate che vedano la loro nuova regina. Signori e signore. Abbiamo la corte di Sardegna, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Artefatti 2, mettiamo il casato Siugus e il casato Torchitoru, queste due bandiere, e andiamo a chiedere, andiamo ad accogliere la corte per la prima volta. Allora, si scopre che il nostro medico di corte va a dissezionare i cadaveri di notte. Saltaru, smettila. Casse vuote. No, non abbiamo soldi da poter prestare. In realtà dobbiamo mettere da parte adesso 255 monete per ripagare i cavalieri del Santo Sepolcro. Che cosa sarebbe? Non è creata. Cioè, questo vuole comprare una baronia che non esiste e diventa un castle holding, ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Proviamo a vedere se riusciamo a scucire di 350 e quindi dovremmo avere adesso un castello con un nuovo nobile. Questo è un evento ottimo. Ottimo. Eccola qua. Curatoria di Galtelli. C'è più tasse e un curatore.
Buono, non paghiamo manco gli interessi. Io sa, sardi, la Corsica la tolgo, metto che l'aggettivo è sardi. Regno di Sardegna e Corsica. Va bene. Il regno di Sardegna e Corsica lo tengo. È spettacolare questa cosa. Adesso però mi chiedo cosa facciamo quando muore Pavlina. Quando muore Pavlina è un problema. Le dobbiamo togliere il titolo, ragazzi. E secondo me le plenarie ce le abbiamo fra meno di un anno e qualcosa. Ok, giudice Crabiele. Adesso i sardi iniziano ad avere dei problemi con i corsi. No? In particolare vedete che c'è la Dissolution Faction che vuole mettere fine al regno e c'è Cabriele con i suoi 600 uomini, giudice di Aiaccio. Adesso però gli devo parlare a quest'uomo. Gli chiedo di convertirsi. Viene da me, omaggio mortificato. Niente, possiamo guadagnare molta renown. Oppure possiamo dare titolo il grazioso a quest'uomo mortificandolo. No, non facciamolo. Ma si è convertito. Alla fine. No, vuole del denaro. Però, alla fine lui vuole soltanto del denaro. E diamoglielo sto denaro, così lui si converte e si avvicina a noi. E se gli do un regalo, è 150 per tanto. Ecco, guardate qua. La fazione è stata distrutta, adesso ce n'è un'altra però. Fammi capire cos'è sta storia. No, è stata distrutta. Con la conversione questo dono ha distrutto la fazione. E attenzione ragazzi... no, vabbè signori. Signori. Siamo stati invitati al matrimonio del regno di Leon. Qua... beh certo che si va. Certo che si deve andare. Se lì diventa il nostro capo, vabbè, ma qua. Custom is rude. Da Leon, io voglio che si vada a Cordoba. E poi si torna a casa. Sì, voglio che si vada anche a Cordoba perché è una capitale importante e questo grande viaggio sarà importantissimo per la regina. Per conoscere meglio Leon, per conoscere i mori, i saraceni nel sud della Spagna. Ed è il primo viaggio che Valeria, la principessa della moda, intraprende come regina di Sardegna e Corsica. Possiamo chiedere al nostro figlio di pagare. Questa è bella. No, va bene, la chiudiamo qua. Lo chiudiamo qua questo episodio, che è stato importantissimo. È stato importantissimo perché finalmente abbiamo un regno, quindi abbiamo messo in sicurezza perlomeno l'integrità territoriale, tranne di Oristano. Qua di Oristano non è ancora sicura perché quando Pavlina morirà, Oristano andrà sotto il controllo dei duchi di Spoleto. E poi lì sarà un casino perché siamo alleati e probabilmente dovremo lasciargli da quella città. Ovviamente il regno ne risentirà perché avremo un pezzettino che manca e lo potremo recuperare soltanto in futuro, forse. Quest'uomo quindi è fidanzato con una 22enne. Hai capito? Una cazzara. Cazzara. Cazz, non cazzara, scusate. Io voglio proprio capire che cosa succede a sti regni quando i sovrani muoiono, perché? Perché sono molto estesi. Tavari e Leon. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Amici e amiche, grazie per essere rimasti con me.
e alla prossima.